Una giornata diversa dal solito, sabato scorso allo stadio Mancini di Fano, dove si è tenuto l'appuntamento conclusivo delle Marche in movimento con lo sport di classe. Un progetto promosso da MIUR, CONI e Regione ASUR con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano e del Comitato Paralimpico Italiano. Questo progetto ha iniziato il proprio percorso verso la fine del mese di gennaio ed ha coinvolto ben 574 alunni appartenenti alle 29 classi della scuola primaria dell'Istituto Complessivo Statale Matteo Nuti di Fano. Tutti i ragazzi hanno potuto provare diverse tipologie di giochi e performance, mettendo in pratica gli aspetti fondamentali dell'educazione motoria. Innanzitutto rappresenta la fase finale di un progetto che è durato tutto l'anno scolastico, che ha visto una sinergia di società sportive del territorio, ma anche un progetto del MIUR in collaborazione con il CONI, che ha permesso alla scuola primaria di conoscere in forma giocosa varie tipologie di sport. Questo progetto, che si chiama Sport di classe, che era riservato soprattutto per le classi quarte e quinte, abbiamo ampliato con Marche in movimento, che ha permesso di arrivare anche alle prime, alle seconde e alle terze. E durante l'anno quindi si sono avvicendati non soltanto gli istruttori del CONI, proprio attraverso questa convenzione con il MIUR, ma anche le varie società sportive che si sono prestate a collaborare con la nostra scuola. E diciamo che questa manifestazione è venuta così, è venuta un'idea per caso e poi l'abbiamo concretizzata con diverse riunioni operative per cercare di organizzarla al meglio. Tant'è vero che io posso garantire che la cosa è avvenuta proprio così, anche attraverso le parole di insegnanti e bambini che ho contattato in questo momento.